Ciao ragazzi, allora video prodotti oggi, faccio il mio aggiornamento della PSP, prodotti acquistati, alcuni regalati e altri da recensire. Come sempre giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che ora vi faccio vedere e in più dei prodotti finiti intorno a questo faccione trovate il link che vi rimanda alla video recensione, al secondo esatto in cui parte la recensione del prodotto. Un'altra cosa, la potete direttamente cliccare, questo video si interromperà e partirà l'altro. E poi potete, se volete, ritornare a questo. Ok, primo prodotto finito, gel doccia schiuma del... no, shampoo doccia della Yves Rocher. Ups, della Yves Rocher al tè verde. Poi, mascara top coat volumizzante della Kiko. E ora iniziamo gli acquisti. Appena fatto, non sono riuscita a resistere. È un elastico con... qua vorrei fare un fiocchetto per il codino, per trattenere il... come si chiama? Lo chignon. Mi è piaciuto troppo, 50 centesimi si poteva fare. Poi una cosa che mi serviva, perché il caldo è arrivato, pinzettone, anzi pinzettina perché... non ho un volume esagerato di capelli, comunque rosa ovviamente. Poi, mia zia mi ha regalato questa bella borsa, mi ha voluto mettere questo portachiave, l'ha preso perché ha fatto un'offerta contro, cioè per la ricerca del tumore, di a parte. La borsa è in questo beige chiaro, fantasia tipo... coccodrillo, qualcosa del genere, con quei copelle, e della OVS, è bella capiente, ci sono le due taschine qua, si vedono sì, per il cellulare, di qua una taschina con la zip, si chiude soltanto con la la ciappina, però non ha zip. Questa cosa non mi piace molto, perché è facile che ti introducano le manine dentro. Comunque bella grande, ora ve la faccio vedere. Ed è la collezione che ora c'è da OVS. Tu devi andare dietro, se no stai girato. Eccolo qua. È bella grande, capiente, spaziosa e rigida sotto. Mi è piaciuta abbastanza. Quella è comunque comoda, fondamentalmente. Oddio, ok. Già non ho più spazio sulla scrivania. Va bene, allora tu ti metti qua. I miei suoceri sono stati a Venezia e sono andati a Burano e mi hanno portato un pensierino. Troppo carina. È una sciarpina di queste di cotone celeste con tutta la lavorazione in pizzo di Burano, dovrebbe essere, non mi ricordo. Comunque è troppo bella. Mi piace un sacco. Poi questo colore a me mi fa impazzire. Veramente mi piace un... così sembra un bavettone. Però sistemata un pochino meglio, ne ho pure un'altra, però non è di con il pizzo. È troppo carina, mi è piaciuta. L'altra volta quando andarono mi portarono un ciondolo sempre in celeste, però in vetro di Murano. Troppo carina, no, troppo carina. Mia mamma a mercato ha trovato questa cosa. All'inizio pensavo che fosse tipo un portafoglio o qualcosa del genere, invece... è un portapennelli con i pennelli, sono ovviamente un po' terrificanti alcuni, però per quello che ci devo fare io bastano e avanzano. Ci sono un paio di pennellozzi grossi, qualcuno da sfumatura, da labbra, c'è un piccolo pennello a ventaglio, un angolato da sfumatura, eyeliner, sopracciglia, applicatore. Ora li laverò e quelli che mi servono metterò in uso, vedo mia sorella se gli serve qualche pennellino. Poi il mio papà è stato una fiera della dentistica, anche di altro, e mi ha portato questi, cioè sono lo stesso prodotto, è uno scrub all'acido ialuronico per pelli impure della Valderma Dermatology, da provare. Probabilmente cercherò di convincere mia sorella a prendersene uno, lei non si pulisce troppo il viso.
però cioè, gli due da non mi ricordo quanti 75 ml lo finisco fra un paio di secoli. Poi viso, crema viso della Licia con fattore di protezione 50 più, che ora inizierò a utilizzare, sta arrivando il sale, andiamo a mare. Comunque per pelli sensibili, crema protettiva sotto controllo, proviamo. Ah, sempre dallo stesso, come si chiama, stessa fiera, papà mi ha portato anche un lip balm con SPF 20, sempre comodo, della Viola, sempre comodo. Mamma recentemente, non mi ricordo dove è andata, e ha avuto come campioncino queste, sono delle serviette struccanti biologiche, si chiamano Naturel. Sono 10 ecco salviette struccanti delicate per viso, occhi e labbra. Le metterò da parte perché fra poco andrò in vacanza. Queste qua 10 sono comode, faccio una piccola vacanza di 5 giorni, sono comodine, comodine. Poi sono appena passata da Idea Bellezza e ho comprato della nuova collezione questo smalto della Astra effetto gel col maxi applicatore, tessura perfetta, e l'ho pagato 3,50 euro. C'erano anche quelli della collezione permanente tipo a un paio di euro, 2,50 euro se non sbaglio, però il color puffo mi è piaciuto subito e volevo provare questa nuova, come si chiama, questa nuova collezione, che aveva anche dei lip gloss, degli ombretti, creme colorate. Vabbè, mi serviva solo questo. Ok, recensioni. Il primo prodotto che vi devo recensire è questo, è il mascara top coat della Kiko, quello incurvante. Allora, la confezione è rossa, identica come packaging a questo qua, volumizzante, oppure quello allungante, che colore era? Blu? Non mi ricordo, che già l'ho avuto. Anzi, vi metterò qui il link alla recensione di quello allungante, perché dei tre è quello che mi è piaciuto di più. Comunque, ritorniamo a questo curvante. Allora, la confezione, come le altre, da 12 ml, lo scovolino che non si pulisce mai bene, mancano sempre dei residui, non so se ho beccato la confezione rotta. Allora, lo scovolino è un leggermente incurvato, con setole abbastanza vicine, specialmente nella parte qua iniziale. Ho provato diversi modi di applicazione, stando bene all'attaccatura, girando, salendo verso su, oppure andando quasi dritta, curvando lo spazzolino, eccetera, ma le mie ciglia dritte erano, dritte sono rimaste, anzi peggio ancora quando le piego con un piegaciglia e poi vabbè uso un mascara normale, su voglio dare ancora più di incurvatura, questa non me la dà. L'unica cosa positiva di questi mascara è che, essendo formulati per essere un top coat, quindi leggermente un pochino più leggeri, sono ottimi quando si deve ritoccare il trucco, perché non si va ad appesantire troppo la struttura della ciglia e quindi non si spezzano. Ma se volete un mascara incurvante, questo non è incurvante, anzi è appiattente, cioè, non lo so. Comunque dei tre quello che mi è piaciuto di più è quello volumizzante. Appena finirò questo ritornerò al mio... No, volumizzante che ho detto, scusate. L'allungante lo trovo 10.000 volte migliore. Allora, un altro prodotto in campioncino. Di questo ne avevo due. Questa è la seconda... No, è ancora la prima confezione, però è gli sgoccioli. E della Roche Posay, è una crema fluida 50+, protezione UVB e UVA.
Allora, questo me lo portò mia sorella, tipo una parafarmacia da regalava, aveva appena aperto e regalava un sacco di campioncini e me ne ha portati un paio. Allora, vabbè, la confezione era questa qua, campioncino 3 ml, però molto, comunque il volume del viso non è grandissimo, io l'ho usato solo sul viso in questo periodo perché inizia a avere il sole. Avevo una piccola macchia solare sul volto un paio d'anni fa, fortunatamente è schiarita e ora, perché prima se non andavo a mare io la crema solare non la mettevo. Da quando ho visto che mi era uscita la prima macchiolina, ho fatto ok, non mi interessa che è grassa, mi lucida, eccetera, ci metto la cipria, non fa niente, però devo mettere una crema solare. Comunque questa qua è molto molto leggera, ora ve la faccio vedere. Solito sapore di crema solare. Allora, questa è la consistenza, me ne è scappato un pochino troppo. Si spalma e si stende facilmente. Non lascia la pelle eccessivamente unta, quindi come crema per il viso, per uscire, non è fastidiosa, diciamo, perché comunque le creme solari ti lasciano l'effetto un pochino troppo unto. Questa no, sinceramente a me basta anche solo tamponare con una salvietta quella della Kiko Assorbisebo, che lasciano anche un po' di cipria, e sono opaca. Allora la sto utilizzando ormai da un paio di settimane, anche se la confezione è piccolina, riesco a fare tutto il viso, collo, décolleté e poi spargo sulle mani, perché non si sa mai, comunque le mani parte molto, anche loro sono molto delicate, di solito si trascurano, però è molto delicata come zona. E ho camminato anche sotto il sole dell'una bello forte, la mia macchia non è ricomparsa, non ho avuto, io di solito mi sbruciacchio il naso anche se non vado a mare, non mi sono sbruciacchiata il naso, non avevo la fronte arrossata quando sono tornata a casa, quindi è ottima, veramente ottima. Poi gel detergente all'acqua di rosa della Roberts. Allora, prima cosa, ovviamente, cioè, il sapore di questi tipi di prodotto è veramente straordinario. Mi ricordo quando ero più piccola, mamma usava il tonico all'acqua di rose. Mi piaceva andare in bagno, annusarlo e uscire. Era proprio buono. E questo dà proprio lo stesso identico profumo, mi piace molto. È un gel, quindi è molto, è gelosa come consistenza. Ora me ne spiaccico un poco qua. Questa è la consistenza del gel detergente, quindi veramente un gel morbido. Non fa schiuma, non ha potere schiumoso, schiumante, non so come si dica. Ha un profumo ed eccezionale. Allora, io la uso 2 volte al giorno, ovviamente la mattina e la sera. Lascia la pelle curata, depurata, pulita, facciamo prima. Non troppo sgrassata, cioè la sentite che è pulita quando la toccate, da quel come dice Gabriella di J'adore Gabriella di J'adore Make Up. Però non sgrassa, non sgrassa a fondo, quindi non si ha poi l'effetto contrario. Quando la pelle è troppo sgrassata, si rischia che il sebo se ne produce di più. Invece no, depura, pulisce al punto giusto e questo mi piace. Poi è facile di risciacquo, mi sta piacendo. Le mie imperfezioni, io ho molti punti neri qua sul naso e su questa zona del mento. Piano piano si sta pulendo bene anche il viso. Ora non so se è solo per questo o per il prodotto che vi mostro fra un pochettino, però questa routine mi sta piacendo, questa come detergente, e poi il prodotto che vi parlerò fra ora, visto che ne stiamo parlando,
mi stanno aiutando molto. Il prodotto di cui vi stavo parlando è della Kio Tispari, è un tonico emolliente luminosità aliole essenziale di lavanda e palargonio per pelli normali e miste. Qua c'è scritto numero 2, immagino che siano i vari step. Non ho visto, l'ho preso la nonna, volevo provare un tonico, l'ho preso e l'ho portato a casa. Allora, applicare il tonico con un batuffolo di cotone evitando la zona del contorno occhi per completare la pulizia della pelle. La pelle appare tonica, più luminosa e radiosa. Allora, è un bocciglione da 200 ml, questo della Neutro Roberts pure 200 ml. Come il detergente, due volte al giorno, la mattina e la sera. Questo prodotto restituisce quella leggera idratazione che può togliere un prodotto detergente, quindi restituisce quell'attimo di morbidezza sulle guance. Vedete, quando avete appena lavato, che il viso lo sentite pulito, non è del tutto sgrassato, quindi non è che vi sente la pelle che vi tira, però quella leggera tensione che lascia un detergente quando la pelle è pulita, la restituisce questo tipo di tonico. Effettivamente la pelle dopo risulta un attimo più luminosa, ma immagino perché ha finito di togliere le impurità che può avere la pelle dopo una giornata passata comunque fuori con lo smog, le polveri, eccetera. La mattina toglie quel leggero grigiore che può aver assunto la pelle durante la notte, e in combinato questi due prodotti mi stanno piacendo veramente tantissimo. Non so questo quanto costi, però la Kio Tispari non è molto economica. Fortunatamente io ho la nonnina che lo vende, quindi sto tranquilla. Poi, altro prodotto della Yves Rocher, una matita per le labbra in colore 01. Sono quelle tipo di matite che vanno messe al bordo esterno per evitare che i rossetti, luci da labbra, eccetera, sbordino e se ne vanno in giro per la faccia. Allora, il prodotto si presenta con lamina retraibile, sembra rosa ma in effetti in colore, sembra color carne. Non la tiro tutta fuori perché si può spezzare. E non è colorata, non si vede nulla. Allora, ovviamente la metto all'esterno delle labbra, specialmente quando decido di indossare un gloss colorato che so che rischia di andarsi a fare la passeggiata per la faccia, e questo non va bene, e mi trattiene bene il lucido labbra, il rossetto all'interno del contorno delle labbra, quindi mi piace molto. L'ho provato sia con rossettini che sapevo che avevano una buona durata, sia con gloss che sapevo che se ne andavano in giro per la faccia. È una buona barriera, mi è piaciuta abbastanza, mi è piaciuta. Poi ancora prodottino della Yves Rocher, però in provetta. Questa è un trattamento rinnovatore da notte, prime rughe, applicare la sera sul viso. Allora, si chiama Vegetal Inositol. Ha un profumo sapete, quei profumi tipo il bagnetto per i bimbi, buonanotte, quelle cose così che rilassano e aiutano il sonno, è l'odore di questa crema. Allora, l'ho utilizzata per 3 giorni, una provetta da 1 ml, quindi è un prodotto che si stende abbastanza bene, e da quelle 3 giorni che l'ho provato, poi mi è finito, ho visto una cosa. Io i segni del sorriso abbastanza, cioè io li vedo quando metto la crema, vedo che spariscono. Quando ho messo per 3 giorni questa crema sul viso, quindi anche qua, vedevo che subito dopo ovviamente la pelle era un pochino più tesa,
Ma la mattina, quando poi mi svegliavo, mi lavavo la faccia e poi mi dovevo rimettere la crema al giorno, i segni qua erano meno evidenti di quando non ho provato questa cremina. Quindi, secondo me è una buona crema. Non so sinceramente quanto costi. Se lo trovo sul sito, ve lo inserisco ovviamente nell'info box. Però probabilmente la compro, non so, forse, ma vediamo. Ultimo prodotto di questa carrellata infinita, ancora un prodotto della Kiotis Paris, è un gel benessere gambe all'olio essenziale di lavanda. Applicato con un massaggio tonificante, questo gel apporta una sensazione di sollievo e benessere per gambe più leggere. Contiene mentolo e canfora. Lavarsi le mani dopo l'applicazione. Non usare su bambini e donne in gravidanza. Fortunatamente non sono in gravidanza. Allora, è una confezione da 100 ml. Ora vi faccio vedere anche la consistenza. Allora, questa è la consistenza biancastra, lattacea. Si stende facilmente. Io la metto dal ginocchio alla caviglia, anzi, dalla caviglia al ginocchio, faccio il massaggio contrario alla forza di gravità e lascia questa sensazione fresca di gamba. Non so se avete mai provato la sensazione di gambe stanche, poi messe sotto spruzzata con dell'acqua fresca, vi dà quella sensazione di benessere immediato. Questa è la sensazione che io provo quando applico questa crema. La prima volta che l'ho indossata non faceva ancora, l'ho indossata, la prima volta che l'ho applicata non faceva ancora questo caldo, ma era quel periodo, mamma mia, proprio forte l'odore l'odore mentolato. Comunque erano quei giorni in cui il tempo era un pochino bruttino, e non mi si diceva le gambe, ero andata in palestra, quindi comunque ero un pochino stanca, l'ho messo, sentivo le gambe che si iniziavano a raffreddare. Sono uscita dalla palestra che stavo tornando a casa, ho freddo vicino al polpaccio, che era una cosa incredibile. Ho fatto, oddio, ma si stacca il polpaccio e cade. Perché veramente è forte il potere rinfrescante di questa crema. Ora che è iniziato il caldo, la butterò in frigorifero, quindi l'effetto sarà ancora maggiore. Ok, questo video carrellata di prodotti è finito. Io vi mando un grosso bacio. Ci vediamo nel prossimo video e buona giornata, oppure buon pomeriggio, oppure buona serata. In gamba, ragazzi e ragazze. Ciao!